Si è svolto stamattina il passaggio ufficiale di consegne del Palazzo Romani Adami che la Fondazione Cassa di Risparmio della provincia di Macerata ha concesso in comodato d'uso gratuito a tempo indeterminato all'Università di Macerata. I tre piani dello storico edificio in via Crescimbeni ospitano già dallo scorso novembre il rettorato e la direzione generale. L'iniziativa ha incontrato il sostegno di Rosaria Del Balzo Ruiti, oggi al vertice della Fondazione Carima, e del rettore dell'Università degli Studi di Macerata, Luigi Lacchè. Un momento di passaggio dovuto, anche se ormai questo stabile era già occupato da qualche mese dal rettorato e dall'Università di Macerata. L'esigenza di essere vicini a un territorio, l'esigenza di sfruttare al meglio quelle che sono le potenzialità anche di palazzi, di stabili, di immobili, di metterli a servizio del territorio. Quindi pensavo anzi di avere un risvolto emotivo più forte, perché un po' di dolore nel tornare a vedere un posto che si è occupato magari in mano ad altri. Invece mi fa molto piacere, perché questo vuol dire rendersi partecipi di una sinergia che deve assolutamente contraddistinguere tutte le istituzioni, soprattutto di questa nostra provincia di Macerata, che in questi ultimi tempi, per vari eventi che vanno da una crisi economica in atto a una crisi di Banca Marche a un sisma che ci ha coinvolto in questi ultimi tempi, deve vedere le istituzioni sempre più coese, forti, unite per riuscire a dare il massimo a un territorio già tanto provato. Per noi è stato un grande segno di stima verso il lavoro che è stato fatto dall'università negli ultimi anni, quindi questo ci fa piacere, significa che l'università viene vista oggi dai principali attori del nostro territorio come una realtà che, come dire, merita di ricevere, ecco, un dono, perché questo è un dono, no? Quindi questo ovviamente è la cosa che ci dà piacere. La seconda cosa molto importante è che già l'università e la fondazione Carima ovviamente hanno sempre collaborato. Questo è un ulteriore passaggio in questa collaborazione, la rafforza ulteriormente, è l'occasione anche per, come dire, una sussidiarietà. L'università su tanti fronti può dare una mano, quindi è una cosa molto, molto importante, ed è molto significativo il fatto che questa iniziativa sia partita dal presidente Gazzani. E poi sia stata riconfermata, dalla successiva direzione della Fondazione, Consiglio d'amministrazione, Segretario Generale. Quindi abbiamo voluto oggi fare questo piccolo incontro proprio per, almeno da parte dell'Università, per esprimere pubblicamente il nostro grazie.